Ragazzi, finalmente l'episodio finale di Pokémon Rosso Fuoco Distorto. Sono già andato a prelevare Eevee e eccolo qui, questo coso. Sì, questo qui è il Pokémon più forte che sia mai esistito. E basta, livello 60, 202 di vita addirittura. Andiamo avanti nel percorso tempio. Fin qua ci siamo e spero di... E già cominciano. Stupido, il Nest ti batterà. E già cominciamo con i nemici, eh. Parte la sfida di Isaac religioso. Un cadavere. Ne ho affrontati a. Anzi. No, è la prima volta che trovo un cadavere, se non sbaglio. Foglia magi. Avete visto che forte che è? L'ho shootato. Foglia magica di nuovo. È fortissimo, Eevee, cioè. È una roba OP. Che più OP non si può. Anche questo qui è super efficace con tutti. Cosa? Tu. Fine. Non è riuscito a finire la frase perché l'ho fottuto. Sarei distrutto. Io non ci spererei tanto. Ah, finalmente qualcosa di diverso. Un Mach. E nessuno dura con Eevee. Ormai è una roba indistruttibile. Veramente. Nemmeno. Ah. Il primo che è riuscito a opporre un minimo di resistenza. Spazzato via. Infatti, sei stato spazzato via. Questo è il profeta Marduk ti aspetta. Ah, non l'ho ancora trovato. Vabbè. Ma mancherà poco. Coffin usiamo attacco rapido. Resistentino. Era resistente. Qua proviamo di nuovo attacco rapido. Non mi fido di usare foglie lama su un Pokémon veleno. Smamma. Smamma tu. Io ho vinto. Io ho il diritto di andare avanti. Forza, forza, avanti. Andiamo sotto. Oh. Lo leggo come Google Traduttore. Foglia lama, foglia magica. Brutto colpo, però ho fatto brutto colpo, ecco perché. Andiamo avanti a foglie magiche. No, forse. Chi è? Lapras? Ah no, Grimer, ho sbagliato io. Un po' più resistente, ma resistenza inutile. Un po' tipo. Non mi viene in mente nulla quando devo dire qualcosa. Esattamente un altro Koffing. E che anche questo non è durato come l'altro. Però siamo saliti di livello e questa è un'ottima notizia. Ho perso Sma. Tutti mi dicono Smamma, ma smammate voi? Io, voi avete perso, no io. Ah. Ah, sono già arrivati loro. Red, siamo arrivati poco prima di te e ora stiamo contrastando i membri della chiesa. Tu vai da Marduk per batterlo. Attento però, è molto forte a Pokémon livello 60, come me. Curati con la borsa medica da me lasciata prima di combattere. Ora vai. Ah, almeno ti aiutano. Voglio curare la mia squadra. Sì, perché è un po' ridotta male. Ricordatevi cosa bisogna fare prima di qualsiasi scontro. Salvare. 4 ore e 58. Ah, bene, sapevo benissimo che saresti venuto. Il Ness onnisciente mi ha rivelato tutto, poiché io sono la parola del Ness e io e lui siamo uno. In primis vorrei complimentarmi con te. Grazie. Seppure tu sia un miscredente, sei dotato di una forza eccezionale e hai battuto tutti. Grazie ai salvataggi. Con grande cordoglio dovrò dirti che in questo duello mi batterai. Ah, il Ness mi ha già svelato il futuro. Se tutto andrà come detto, mi batterai. Infine lotterai contro il Ness e sarai tolto dal mondo. Passiamo al dunque, combatti. Sarà un duello prevedibile. E non fa una piega. Marduk profeta col simbolo sconosciuto. Ah, il primo che forse riuscirà a tenermi testa. Forse. Mando avanti, veloce. Resistente. Oh cavolo. Ma non resisterà. Ah no, invece è forte. Come non detto. Hai avuto la meglio su Marduk. Era ovvio, la parola di Ness non si contraddice. Cosa avevo detto? Ma è questo essere qua. Te l'ho detto, non sono sorpreso, questo già lo sapevo. Avviati al Ness e la tua esaltazione sarà spenta. Cosa bisogna fare ogni volta? Salvare. E ora. Dov'è Ness che voglio andare a spaccarlo? Stai per affrontare Ness e a livello 90. Salva e curati, già fatto. Cura la tua squadra. È bello che ci siano borse mediche dappertutto. Ora, voglio finalmente finirla qui. Grande Red, ti chiederai del perché siamo qui. Beh, mentre combattivi con Marduk, siamo diretti qui passando dal passato segreto. Perché non me l'avete detto prima? Il Ness aspetta solo te ora.
Infatti, il NES. Non ho contato le H. Guarda quanta impietà mi trovo dinanzi. Poveri inetti, credete davvero di battere colui che vi creò? Sul serio ci credi lui? Un ammasso di ferraglia? Lo credete davvero? Non avete forse un ritardo mentale per tentare di battere un dio onnipotente? Ho qualche dubbio. Mi sembra un paradosso, vero? Io, un dio che sono la materia, sono una massa di tecnologia avanzata e non un dio immateriale. Solo Marduk ha avuto contatto con me, ma voi siete i secondi. Ma per breve tempo starete con me, sarete distrutti. Infatti ora i ribelli che si oppongono alla Chiesa sono finiti. E gli unici siete voi, non mi resta che distruggervi. Su via, combatti. Punto, punto, punto. Non c'è nemmeno l'immagine. Ness, virgola, Dio. Di livello 21. Perché Ibia siccità? Non l'ho ancora capito sto qua. Attacco rapido. Oh cavolo. Però ora so qual è super efficace. Vado avanti veloce. Per non. Sì, per non. Magari viene fuori troppo lento, che ne so. No, mi ha salvato. No, no. Male. Non preoccupa, ho un piano, ho un piano. Lascio che Eevee venga sconfitto. Poi metto Hitmon. È per fatalità, Adesso, cosa vi ho insegnato in questi gameplay? Di usare sempre la car. Il rivitalizzante Max. Però Hitmon c'è nel suo piccolo, è riuscito a resistere un turno. Forse. Sì, c'è riuscito. Non credo di aver capito. Perché avveleno appunto Ness, scusa? Ma secondo i miei piani non resisterà. Bell'attacco. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Dovevo aspettarmelo. Ma non resisterai. Anzi no, aspetta. Meglio prevenire. Anche lui ha prevenuto. Vogliamo andare avanti così? Vogliamo andare avanti così? Posso, Io ho tutta la pazienza del mondo. Ah, è vero, ha messo parassise. Vabbè. Dai, Mac, fai qualcosa. Carnelaida. Come dire, prova ad avvelenarlo. O magari ce la faccio, che ne sapete. Ma ho qualche dubbio. Se avveleno punto, magari non può essere avvelenato. Stronzo. Vabbè, fa nulla, fa nulla. Dovevo concentrarmi su Eevee. Dov'è? Dove cavolo è il revitalizzante Ipermax? Eccolo qua. Ora. Oh. Resistito. Viso truce. E andato. Però ora. Giga assorbimento. Proviamo. Catroia! Mi ha fatto di danno, L'ho battuto! L'abbiamo battuto, scusate. Hai avuto la meglio. Il Ness non ha alcun segno di vita. Questa è un'ottima notizia. E ora? Questo dannato gioco è morto come B. Cosa? Ehi B, che ti succede? Perché sei come se fossi morto? Cosa ti è accaduto? Devo pensare a qualcosa. Oh cavolo. Ok, amico mio, cosa? Perché diavolo stai fermo come se fossi pietrificato? Per piacere, svegliati, svegliati! Ah, adesso possiamo parlare! Questo dannato gioco è morto. Oh cavolo, come facciamo ora? Sicuro la squadra, andiamo a vedere un po' in giro che magari. O non dovevo sconfiggerlo. Di qua non c'è nulla. Di qua c'è un passaggio. Che porti a un porto? Belzebù. Ti aspettavo, caro Red. E tu chi diavolo sei? E come diavolo sono finito qui? Cosa ho ricominciato a parlare? Sì, l'hai appena fatto. So cosa hai fatto. Hai distrutto il dio di un universo parallelo al mio. E questo ha portato alla distruzione di quell'universo e di tutte le sue forme di vita, inclusi i tuoi amici. Ma non preoccuparti. Distruggendo quel dio, tu sei divenuto un dio. E quindi sei sopravvissuto e sei arrivato qui. Ero stanco di essere l'unico dio qui. Con il tuo arrivo avrò compagnia. Non so se l'hai capito, ora che hai ucciso un dio, tu lo sei diventato. E in questo universo ti venerano come tale. Ci vediamo al tempio. È tutto molto contorto. Ma nel complesso fattibile. Perché c'è un fottutissimo Abra? Oh dio Red. Ti amiamo. Sì, non fraintendete. Ti amiamo con tutta la nostra anima e con tutto il nostro cuore. Vabbè. Sì, mi dirà anche questo qui. E ti amiamo con tutto. Sempre stessa roba. Andiamo veloci al tempio. Sì, cosa ci dice? Esatto. Dov'è il tempio? Il tempio, il tempio. Veloci. Comunque un finale piuttosto.
Piuttosto strano, non me lo sarei aspettato nemmeno io. Pensavo venisse distrutto e basta, tutti sono liberi, felici e contenti. Invece, credo sia di qualche. Cosa? Manicomio di Cantor 1107. Dottor Sean, allora come sta il paziente? Non tanto bene, dottore. Da qualche giorno, con i suoi stati deliri, continua a dire che il mondo è sotto il controllo di un dio chiamato Ness. D'altronde la sua diagnosi è schizofrenia seguita da allucinazioni visive e uditive. Tenetelo ancora legato al letto, potrebbe avere un attacco di nevrosi e in caso lo avesse, sedatelo. Ora possiamo andare, come vuole, dottore. No, cioè io ci sono rimasto di merda, eh. Lasciatemi andare, dobbiamo fermare Ness. Che cazzo di fine è questa? È il finale più. Non lo so. Finito così. Non va nulla. Non posso andare avanti, non. Cioè, questa è la fine? Ma ditemi voi se questo è un finale. Cioè, io mi aspettavo che Ness esplodesse e tutti fossero felici con. No, si scopre che Red è pazzo. Non so cosa dire. Veramente. Cioè, ditemi le vostre opinioni nei commenti. Non posso dire neanche ci vediamo al prossimo episodio perché tanto è finito. E ci vediamo alle prossime serie. Ciao a tutti. Ci sono un po' triste perché ci sono rimasto malissimo. Davvero. Vabbè, ciao a tutti.